Luigi Mazzotta, membro della giunta di segreteria di Radicali Italiani, nella nuova giunta, militante, come lui sottolinea, voler essere presentato dell'Associazione per la Grande Napoli, però io mi sento di dire anche un militante insomma di punta, stato segretario per 3 anni, insomma più di un anno, quindi di questa associazione. Gli chiediamo ovviamente una valutazione come sta andando su questo congresso, che ovviamente ancora si svilupperà per tutta la giornata. Sì, stamattina noi abbiamo questa giornata importante sia per l'Associazione per la Grande Napoli, perché nel pomeriggio ci sarà l'assemblea annuale degli iscritti con le nuove cariche, ma la mattinata mi è sembrata una mattinata molto interessante dal punto di vista proprio della marcia che dovremo fare a Natale, perché anche Don Franco, il cappellano, lui non sarà, da quello che ho potuto capire, lui non sarà disponibile per venire a Roma, ma sicuramente ha lanciato un grande appello su questo evento di non violenza che faremo a Roma per il giorno 25, e che anche noi dell'Associazione per la Grande Napoli parteciperemo, e quindi una mattinata dove abbiamo avuto anche la madre di Federico Perna, e dove noi stiamo denunciando da anni appunto lo Stato che è criminale 2 volte, perché non solo non c'è la riabilitazione e la rieducazione all'interno di una struttura carceraria, ma addirittura questi giovani che commettono piccoli reati si ammalano all'interno, e noi lo abbiamo potuto verificare attraverso il monitoraggio che effettuiamo regolarmente ogni 3-4 mesi all'interno del carcere di Poggioreale. Ma in effetti noi che cos'è che abbiamo verificato con queste iniziative che hanno riguardato la giustizia, le carceri, chiedere l'amnistia, l'indulto, le riforme, le visite ispettive? Noi abbiamo verificato che lo Stato è un cane che si morde la coda, nel senso che noi sappiamo che il nostro paese ormai da oltre 40 anni vive di discariche ambientali che hanno poi generato discariche sociali. Se noi guardiamo soltanto la provincia di Napoli, il suo territorio, con le sue 107 province, andiamo a verificare che in effetti lo Stato vuole che ci sia la criminalità politica, perché questi giovani dovranno andare o a rubare, fare piccoli furti, fare piccole rapine, andare a vendere la droga, per poi ritrovarsi tutti all'interno del carcere di Poggioreale. Evidentemente questi ragazzi, se vanno a commettere questi illeciti, lo fanno perché non hanno soldi, perché lo Stato non è mai stato presente nella provincia di Napoli, e quindi di conseguenza, anche se sono di buone famiglie, saranno costretti a confrontarsi con una realtà sociale così decadente, così disastrata dal punto di vista ambientale e chiaramente anche sociale, al punto poi di commettere dei piccoli reati e ritrovarsi nel carcere di Poggioreale. Non hanno avvocati, e quindi di conseguenza significa che lo Stato poi vive su queste persone che vanno in galera e che sono, rappresentano le classi deboli del paese, perché ci vanno anche gli immigrati che vendono la droga per 100 euro alla settimana, ci vanno tutti questi ragazzi che arrivano dalla provincia di Napoli e che, non avendo soldi, sono costretti a vendere la droga, perché sappiamo benissimo che il proibizionismo ha fallito, e quindi di conseguenza pagheranno solo le classi deboli, che sono gli immigrati, il 30% dei tossicodipendenti, che non sta solo a Poggioreale, ma evidentemente riguarda tutte le carceri d'Italia, piccoli assuntori di sostanze, piccoli spacciatori. E lo Stato guadagna, vive, la giustizia sopravvive
con queste fasce deboli. Ecco, quindi è uno Stato che si morde la coda, io lo ripeto, perché le strutture carcerarie vengono mantenute perché ci sono delle persone dentro. I 200 euro che stamattina diceva Don Franco che costa un detenuto all'interno di un carcere, appunto il detenuto ha solo 3 euro per mangiare. E allora il restante di questi soldi viene spartito proprio dall'amministrazione penitenziaria, dal fatto di volere dire che ci vogliono più carceri. E invece noi diciamo no, non ci vogliono più carceri. Noi i carceri dobbiamo fare in modo di chiuderli. E per dare un esempio di democrazia dobbiamo fare in modo che le persone non vadano in carcere, perché dal momento in cui poi ci entrano si ammalano e poi muoiono anche. Quindi a questo punto io credo che se non si interviene subito, anche dopo il messaggio molto forte che c'è stato da parte del Presidente della Repubblica, noi ci troveremo in una situazione in cui aumenteranno le denunce alla CEDU, alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo dei detenuti, e di conseguenza aumenteranno anche i carcerati e i suicidi delle nostre galere. Noi dobbiamo assolutamente intervenire per una riforma strutturale di sistema, perché se noi non partiamo dall'amnistia e dall'indulto, non applicheremo neanche le misure alternative alla detenzione, che possono essere, possono rappresentare anche quello sfogo dal punto di vista economico e sociale, mandando a scontare la pena al detenuto magari in una piccola cooperativa, in una piccola fabbrichetta, dove può essere pagato anche a metà stipendio, e alla fine della pena lui può continuare a lavorare o può andare via. E lo Stato potrebbe anche incentivare dal punto di vista fiscale, dare dei vantaggi fiscali a queste aziende, queste piccole società cooperative, che possano assumere il detenuto e fargli avere una riabilitazione esterna. Ma ripeto, senza amnistia ed indulto noi non potremo partire per fare delle ulteriori riforme, e che possano anche riguardare il sistema paralizzato della polizia penitenziaria, che sono anche loro al tracollo e si suicidano anche i poliziotti, per cui anche le loro famiglie subiscono questa mancanza di democrazia. Ecco. Luigi, abbiamo potuto ascoltare l'intervento del senatore Compagna, un intervento insomma in cui si è manifestata una non velata empatia nei confronti di questa associazione, anche nei confronti tuoi personali, con dei ringraziamenti. Ecco, pensi che in qualche modo si potrà mettere su qualche forma di collaborazione, già a partire appunto da questa marcia per l'amnistia? Io poi l'ho intervistato un pochino stimolandolo sul coinvolgimento del nuovo gruppo al quale appartiene, il nuovo centrodestra. Tu che ne pensi? Ma io penso che il senatore professore Luigi Compagna, prima di essere un senatore, è un professore, ha scritto anche dei libri in passato che riguardano proprio il garantismo. Quindi il professore Compagna è un vero liberale, un liberale che lotta per delle cause giuste e che si pone politicamente come garante del rispetto dei diritti civili e della nostra Costituzione. Dall'inizio, da quando noi per la Grande Napoli abbiamo avviato delle iniziative politiche, il senatore ci è stato sempre vicino e aveva capito l'importanza di quelle iniziative che riguardavano anche un suo disegno di legge presentato sull'amnistia. E lui è sempre stato presente con noi, anche stamattina lo abbiamo avuto ed ha rilanciato la marcia che faremo tutti quanti insieme, e infatti ci incontreremo a Roma con lui e proseguiremo questa battaglia al fianco di Marco Pannella. Allora, grazie a Luigi Mazzotta, buon congresso, seguiremo gli eventi e soprattutto poi quello che
sarà lo sviluppo per quanto riguarda la parte finale con l'elezione delle cariche statutarie. Grazie ancora Luigi.